Ragni ciambella, cervelli fatti di pasta e ossa rotte. Cibo a tema Halloween e cibo normale. Ecco la sfida di oggi. Devi bollire avanti. E cosa è arrivato? Perfetto. Sembra il covo di una strega. Lo è? Sì. E questa chi è? Susie non sapeva che sarebbe finita qua. Che adorabile esserino. Sleghiamo la nostra ospite. Ci siamo quasi. Ecco. Dove sono? Abracabba sfida! Ehi, ragazza! Oh! Prendete un hot dog. Fate dei tagli per fare le nocche. Ottimo! Poi tagliate un pezzettino per fare posto all'unghia. Usate delle noccioline. Poi aprite il panino, ci mettete una bella foglia di lattuga e infine l'hot dog. E per ultimo una bella spruzzata di ketchup. Perfetto! E per chi è questo? Ma sei davvero viva? Ecco! Wow, cibo! Sono affamata! Ma cosa? Un anello! Che schifo! Guarda, un piccolo trucco che ho imparato alla scuola di stregoneria! Hop ed è sparito! Hop ed è tornato indietro! Divertente, vero? Ma che sta succedendo? Ecco il secondo piatto! Da leccarsi le dita! Credo che mi sentirò male. Mi sono mangiato anche il mio dito. Non ti preoccupare. Harrius, Potterius, Sfigatus. Ecco. Solo per te. Meglio dell'originale. Grazie. Quando finirà questo incubo? È appena cominciato. Nuovo round e nuovo cibo. Ossa, magnifico. Prendete una ciotola e mettete diverse uova, ma solo l'albume. Aggiungete lo zucchero. Mischiate con una frusta e poi con un mixer. Usate una sacca poche per fare la forma dell'osso e poi mettete tutto in forno. Pronte per essere servite. Prego, ossa. Le devo mangiare sul serio? Sono deliziose! Assolutamente fantastiche!
Mangia pure, mia cara. E per Mike? Alette piccanti. Serviti pure, Mike. Non ti piacciono? Come vuoi, me le mangio io. Belle croccanti. Ora dovrebbero essere più di tuo gusto. Ehi, proprio quello che mi serviva. Ecco qui. Molto meglio. Grazie, erano della misura giusta. Cosa dovrei evocare adesso? Pancetta? Chi è affamato? Mike? Oh, pancetta! Oh mio Dio! Povera umana! Non è detto. Posso evocare altro? D'accordo. Fantastico. Prendete un salvadanaio a forma di teschio e avvolgetelo nel cellofan. Poi avvolgetelo nella pancetta. E usate delle olive per gli occhi. Pronto? No, Mike, questo non è per te. Che confezione gustosa! È terrificante! Carne! Vedo che Mike ha preso gli avanzi. Altro round, altre prelibatezze. Vermi gommosi, cosa ci può essere di meglio? Ragazzi! Cibo! Il mio Mike adora i dolci. Buon per te, cucciolo. E cosa abbiamo per te, Susie? Che fresco! Prendete un muffin al cioccolato e sbriciolatelo. Aggiungete delle caramelle gommose di questa forma. Ecco, Susie. Questo è per te. Che schifo! No, no, lo devi mangiare. Solo un piccolo boccone, allora. Ma è delizioso. Buonissimo. Ne voglio ancora. Vermi, sono senza vermi. A parte per quello incastrato nei denti. Molto meglio. Il prossimo piatto vi aspetta. Ah? Dov'è? Ma andiamo! Preso. Sì, ciambella. Posso averla? Eh? Io non vedo niente. Io. Un attimo. Per te, Mike.
Ecco dov'era il mio occhio. Wow, bello. Cibo. Non si cura proprio di quello che mangia, tesoro mio. Sono affamata. Prendete una ciambella e delle M&M's. Attaccatene due rosse alla ciambella. E poi prendete dei fili di liquirizia per fare le gambe. Non essere triste, Susy. Oh, signore! Ragno! Sì, fatto a mano da me. È buono. Peccato che tu non lo voglia. E adesso? Com'è appetitoso! Spuntino! Wow, grande! Proviamo così! Piccolo! Un occhio, non posso assaggiarlo! Provalo! Abbiamo iniziato con delle briciole di torta e ne abbiamo fatto delle palline. Abbiamo sciolto del cioccolato bianco. E poi le abbiamo immerse dentro. Una volta asciutte usate del marzapane. E chicchi di caffè o cioccolato per la pupilla. Quest'occhio sulla forchetta è quasi pronto. Per ultima, glassa rossa per le vene. Ecco un dolce molto inquietante, tutto da gustare. Yum, mi piace. Non c'è mai abbastanza cioccolato, ma non lo posso guardare. Prendilo. Questa cosa è così noiosa. Così è meglio. Com'è mangiare quello? Sì, fa senso addirittura a me. E per ultimo abbiamo dei veri vermi e della vera terra. Che prelibatezza! Oh no, sono vivi! Datemi un momento. Bleh. Ecco, va meglio? Ne voglio un po' anche io, per favore. E va bene. Come posso rendere la pasta più interessante? Prendete della pasta corta e fatela raffreddare in una ciotola. Fateli prendere la forma della ciotola. Giratela, tagliate a metà e coprite con sugo di pomodoro. Se non lo sapessi, direi che è un cervello vero. Così andrà bene. Mike? Ecco. Ma è un cervello vero? Ti prego, non farmelo mangiare. Mi fa così schifo. Ma il sapore è familiare. Cos'è appena successo? Non lo voglio questo. Voglio del cervello vero.
Vi è piaciuto il video? Allora lasciateci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Scrivete nei commenti cosa vi piace mangiare di più ad Halloween.